Buongiorno a tutti i telespettatori di Mattino 6, oggi sabato 12 gennaio 2019, abbiamo la nostra consueta rassegna stampa, andiamo a leggere tutte le prime pagine dei quotidiani regionali e nazionali che questa mattina troveremo nelle edicole delle nostre città. Vogliamo subito iniziare pertanto con la prima pagina del quotidiano Il Centro di Pescara con il titolo di apertura: Sfera e basta, indagato a Pescara, il cantante trapper che si esibì all'ex Cofa denunciato per istigazione all'uso della droga. Nel taglio alto Salvini annuncia 10 milioni ai parenti dei morti di Rigopiano, inoltre il ministro ha annunciato che sarà presente alla commemorazione della tragedia. Politica verso le regionali, Gerosolimo ha deciso che si allea con il centrodestra sostenendo il candidato presidente Marsilio. Negli articoli di spalla, a Pescara auto elettriche in aree pedonali, stop alla legge. Scoppia il caos per la legge nazionale che consente l'ingresso, dice, nelle zone pedonali a zona a traffico limitato delle acque elettriche e ibride. Sempre Pescara, conservatorio sotto inchiesta per una multa. A Pianella, denunciato serpente morto a forma di cuore sull'auto della ex. E nel taglio basso, un articolo di cronaca, una tragedia, schianto, muore davanti alla moglie a San Vito, il pescarese ha perso il controllo dell'auto ed è finito contro un bus. E sport, mercato, primo acquisto del Pescara, preso Bettella dall'Atalanta. Vogliamo adesso spostarci al quotidiano, sempre il Centro, della provincia di Chieti, anche delle zone di Lanciano e Vasto. Titolo di apertura: muore in auto davanti alla moglie. San Vito chietino, pensionato si schianta contro un bus TUA, la donna lo seguiva. E nel centro pagina vediamo anche una foto di apertura, di copertina, a Lanciano, intervento all'ospedale Renzetti, operata al femore a 103 anni, Ornella già cammina. Nonna Ornella nel letto del reparto dell'ortopedia con l'equipe che la sta seguendo nel recupero. La vediamo qui nella foto e gli facciamo anche noi tanti auguri di buona guarigione. A Chieti la denuncia di Primio. Insulti falsi a nome mio su Facebook, dice, spuntano offese di Primo agli studenti, ma è un profilo falso. Chieti cadde 12 anni fa per un capriolo, la provincia paga. E Fresa Grandinaria, granito forte, cassa integrazione per 13 settimane. Inoltre nel taglio basso si parla di nuovo della... il cantante Sfera e Basta, che è stato indagato a Pescara, il cantante accusato di istigazione all'uso di stupefacenti nel concerto che ha tenuto a luglio. Nel quotidiano Il Centro della provincia di Teramo, titolo di apertura: sequestrata la discarica di Atri, sarebbe stata ampliata più del consentito, 10 indagati, tra questi Gerardini. E negli articoli di spalla, di sinistra, Teramo, anziana truffata per 1.400 euro da un finto corriere. L'uomo, dice qui l'articolo, l'ha convinta a versare la somma dicendole che doveva consegnare un pacco destinato al figlio. Il sindaco di Teramo, invece, altro articolo, D'Alberto, il decreto sicurezza viola la Costituzione. Giulianova, atti vandalici contro il furgone della Amicacci. E inoltre nel centro pagina, con la foto di copertina, nasce un'associazione contro il gioco d'azzardo a Teramo. Questa associazione aiuterà le famiglie in un centro di ascolto. Sport, in articolo di spalla di destra, Serie C, il Teramo è sulle tracce di Guidone e Chinellato. Vogliamo spostarci sul quotidiano Il Centro, questa volta della provincia dell'Aquila, delle zone anche di Avezzano e Sulmona. Titolo di apertura: turismo e allarme albergatori. L'Aquila, quai anni, nessuna promozione per il territorio, fuori, dice, non ci conoscono. Sempre all'Aquila, bimba azzannata
chiesti danni per 150.000 euro. Qui sono stati, dice, valutati l'articolo in 150.000 euro i danni materiali e psicologici della bambina azzannata 2 anni fa da un Rottweiler. Inoltre, sempre l'articolo di Spalla di Sinistra, bambino di 8 anni ferito sulle piste da sci a Ovindoli, stato soccorso dalla polizia. Oggi e domani, inoltre, nella Marsica, la Marsica commemora il terremoto. E nel centro pagina vediamo all'Aquila, al Cotugno, scrittori e laboratori didattici, notte bianca al classico, una festa in greco e latino. Sport e rugby, l'Unione Rugby prepara la sfida nella tana della capolista. Andiamo andare avanti, ci spostiamo sulla prima pagina del quotidiano Il Messaggero della Regione Abruzzo. L'Italia in zona recessione, la produzione industriale in calo del 2,6%, ma Di Maio dice prevede un boom economico. Ora sono a rischio anche gli obiettivi del Tesoro. Per il 2019 tornano i timori sul debito. E andiamo avanti, ci spostiamo su altri argomenti. Sicurezza, meno agenti a Roma, ma più pericoli a Londra. Il quotidiano La Città della provincia di Teramo, titolo di apertura, una speranza ascolana per i prati. Per la gestione della seggiovia si fa avanti un imprenditore con interessi in Trentino e un direttore tecnico. Inoltre l'articolo nel taglio alto, la tragedia di Rigopiano nella campagna elettorale. Salvini comunica 10 milioni di euro ai parenti delle vittime, saranno dati. E vediamo nel centro pagina la foto anche di apertura. Ad Atri i carabinieri sequestrano la discarica di Santa Lucia, dice sigilli ai rifiuti. E inoltre, altro articolo, una bretella alla rotatoria Ipogea, approvata una variante per lo svincolo di Cartecchio. E inoltre di politica, Ricchiuti dice che il centrodestra rosetano è tutto da rifondare. E nel taglio basso vediamo il calciomercato, sempre in merito al Teramo, 4 stelle per un grande sogno di nome Geio. Vogliamo adesso spostarci sui quotidiani nazionali, cominciamo subito con il Corriere della Sera, titolo di apertura, la frenata dell'economia, crolla la produzione industriale, l'Unione Europea a rischio recessione, Di Maio è boom. L'Istat dice in Italia arriva il peggior risultato dal 2014, l'auto fa registrare un calo del 9%. Inoltre nel taglio centrale vediamo la sentenza, è ribaltata la sentenza, il processo Fodora, è ribaltata la sentenza di primo grado, ma non saranno riassunti. Si parla qui che la società dice dovrà corrispondere 5 rider che avevano intentato il processo per richiedere il reintegro, i soldi che avrebbero dovuto guadagnare nei mesi in cui consegnavano il cibo a domicilio. E vogliamo andare avanti con il quotidiano La Repubblica, la grande gelata dell'economia, gli industriali dicono così è recessione. A novembre produzione è almeno 2,6%, Di Maio promette con il digitale nuovo miracolo italiano. E ci spostiamo nel taglio basso, altro articolo, il governo taglia i fondi all'editoria ma dà ancora invece i soldi a Radio Padania. Vogliamo cambiare giornale, Il Fatto Quotidiano, titolo di apertura, Cottarelli su TAV e grandi opere, seguire l'analisi costi-benefici, dice nella prefazione al libro del professor Ponti, capo del team del Ministero dei Trasporti, sull'utilità delle nuove infrastrutture. Inoltre la Carige, la cassa di risparmio di Genova, i finanziatori di Renzi sono sotto indagine.
Rischia al CSM, Consiglio Superiore della Magistratura, Rustichelli forse incompatibile con l'antitrust. Ad Avellino condannati 6 dirigenti di Autostrade e la rabbia dei parenti del bus delle vittime dei 40 morti dopo il verdetto. Inoltre andiamo nel taglio basso, ci spostiamo su articoli di riguardo lo spettacolo. Renzo Arbore, Rai, ossessione dei politici, Baglioni ha avuto coraggio, ecco come scoprì Luttazzi. Vogliamo cambiare giornale spostandoci sul quotidiano Il Mattino di Napoli. L'Italia sull'orlo della recessione, incubo stangata, la produzione industriale in caduta. Gli obiettivi della manovra, dice, sono a rischio, e la produzione industriale, dice, italiana in caduta. I dati negativi lasciano presagire una possibile recessione. Inoltre, la strage del bus, 8 condanne, assolto l'amministratore delegato di Autostrade. La sentenza di Avellino, la pena più pesante al titolare dell'azienda di trasporti. Di Maio cavalca la rabbia dei parenti delle vittime, dice, toglieremo le concessioni. Nel taglio centrale, mense scolastiche, lo scandalo di Napoli. Mamme in rivolta negli istituti comunali, malori e proteste tra gli alunni. Cibo buttato tra i rifiuti, gare a ribasso sotto accusa. Inoltre a Castel Volturno le licenze edilizie in cambio di sesso. Nel taglio basso, processo Fodora, ma non è lavoro dipendente, tredicesime malattie pagate, la vittoria dei ciclisti delle pizze. Sappiamo che la Corte d'Appello di Torino ha accolto in gran parte il ricorso dei 5 rider del Fodora che chiedevano riconoscimento della subordinazione del loro rapporto di lavoro. Il Messaggero quotidiano nazionale, titolo di apertura, l'Italia in zona recessione, produzione industriale in calo del 2,6% e Di Maio dice prevede un boom economico. Ora sono a rischio anche gli obiettivi del Tesoro del 2019. Spostiamo al quotidiano Libero, altro quotidiano nazionale. Titolo di apertura, generosi con chiunque, non con chi merita, sono i soldi di Ciaccani e Porci, pedate ai terremotati. Il governo rischia la crisi per ospitare 15 migranti e regala miliardi ai fannulloni, ma lascia migliaia di famiglie oneste al freddo senza casa. L'articolo conclude, quando pensa a loro, conclude con una domanda. Invece la produzione industriale cala, Di Maio promette il boom. Nel taglio centrale, la polemica sterile sul titolo di Libero, siamo tutti i terroni di qualcuno, un articolo provocatorio che ha fatto qui il quotidiano Libero. E inoltre il Secolo d'Italia, è recessione. Il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Luca Ciriani, punta l'indice contro la maggioranza. La recessione in soli 6 mesi di governo. La Lega è ancora in tempo per scendere. Inoltre nel taglio basso, nei box del taglio basso del quotidiano, vediamo anche in primo piano Salvini segue la Meloni e riparte dai terremotati. Dopo aver sbancato l'Auditel con l'intervista di Bruno Vespa, Matteo Salvini dice su uno dei suoi profili social fissa la barra del timone tutta a dritta in direzione dei bisogni e dei diritti degli italiani. Crisi dopo le regionali, smentite giallo-verdi. Inoltre il risveglio sovranista, Fincantieri, amara realtà. E vogliamo adesso leggere la prima pagina del quotidiano Il Manifesto, titolo anche qui, vari, titolo di apertura, la Lega oggi in piazza con i SITAV, a Torino lo sgambetto di Salvini al Movimento 5 Stelle, Conte,
Replica dice non è un problema. E inoltre nella foto anche di apertura, con titolo anche di apertura, Vola Gigino, crolla la produzione industriale a novembre 2018, meno 2,6%, e si affaccia alla recessione. L'Istat dice certifica le pessime condizioni dell'economia italiana e vede nero per il futuro, ma il ministro dello sviluppo Di Maio vive su un altro pianeta e prevede un nuovo boom economico come quello, dice, degli anni 60. E il Sole 24 Ore, quotidiano economico nazionale, produzione industriale KO, a novembre l'attività arretra del 2,6% su base annua, il calo maggiore dal 2014. I centri studi, il PIL, la produzione interna lorda italiana si fermerà a 0,5% nel 2019. Rischio recessione con l'Europa. Inoltre, negli articoli di spalla di destra, a Torino, Sitav oggi in piazza, manifestazione, e sarà presente anche la Lega. Nel taglio centrale, 2 miliardi di patrimoni esteri fuori dalle dichiarazioni fiscali. Dice l'accertamento che c'è stato, l'articolo dice, da controlli su 160 soggetti, un maggiore imponibile IRPEF di 520 milioni. Quotidiano La Stampa. TAV, la rabbia della Lega sui 5 Stelle, avanti con tutte le grandi opere, crolla la produzione industriale, meno 2,6%, recessione più vicina per l'Italia e per l'Europa, dice a Torino la nuova manifestazione delle Madamine ed è scontro Appendino Salvini. L'ordine del Pentagono via alla ritirata delle truppe dalla Siria. Vediamo qui i mezzi militari americani si spostano verso il confine turco nella zona di Manbiji. I curdi condannati al massacro. Il quotidiano Il Tempo. Zingaretti butta il PD nella spazzatura, nel titolo di apertura, il candidato segretario archivia il simbolo del partito, possiamo pure non usarlo alle elezioni europee. Calenda fa salti di gioia e chi inventò quel logo è quasi contento, tanto ora voto 5 Stelle. E in alto ha un nome il killer della Magliana, la moglie del pregiudicato ucciso l'ha riconosciuto, nella capitale è caccia all'uomo. Vogliamo ricordare quello che è successo pochi giorni fa nel quartiere della Magliana. Domani senza auto, negozianti furiosi, azzoppati i saldi. A Roma domenica ecologica, ferme pure le moto, oltre ai soliti disagi, questa volta si rischia il PIL. Inoltre, negli articoli di spalla, scagionato per la strage di Avellino, guaio Castellucci, il giudice assolve, Di Maio condanna. Vediamo, spostarci al quotidiano nazionale La Verità. Processo al Corriere in Senato. Ha favorito i nemici dell'Italia, qui dice l'articolo, pone una domanda, interrogazione dei 5 Stelle per sapere se gli articoli di Fubini abbiano influenzato i mercati, aiutando gli speculatori e anche se il suo ruolo di consigliere di Soros sia compatibile con la vicedirezione del giornale. Inoltre nel centro pagina si parla, visto l'imminente edizione del Festival di Sanremo del 2019, Baglioni censura i New Trolls che cantano contro l'invasione. Inoltre per la strage del viadotto Autostrade è colpevole, ma il gran capo se la cava, il guardrelle cedette per l'incuria, dice morirono in 40. Assolto Castellucci, il pubblico ministero invece aveva chiesto 10 anni, l'ira dei parenti. Inoltre nel taglio basso la Corte d'Appello riapre i termini sull'eredità di un benefattore, le orfane tradite dal vescovo tornano a aspettare. E vogliamo andare avanti, ci spostiamo con l'ultimo giornale,
nazionale per poi passare a quelli sportivi, con l'avvenire contratti in fumo. Una domanda, Movimento 5 Stelle tira dritto sulla cannabis legale, la Lega si oppone, nell'intesa non c'è più stridente in contrasto per la TAV. Oggi si mobilita a Torino il fronte del SIL, del SI. Inoltre nel centro pagina, vediamo la Fontana di Trevi, la Raggi decide, la Caritas non avrà più la raccolta delle monetine di Fontana di Trevi. Le monetine, qui dice, tornano ai poveri. Inoltre chiudono gli SPRAR, supplice la Chiesa. Morirono in 40, la strage del bus, autostrada assolta, scoppia la rivolta. Vogliamo adesso spostarci agli articoli sportivi, alle pagine sportive con la Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tutto Sport. Iniziamo con il quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport. Titoli di apertura, iniziamo subito con il taglio alto, la Coppa Italia si ricomincia. Bianconeri e rossoneri sono le prove generali della Supercoppa di Jeddah. La Juve a Bologna con Kin e CR7, subito Paquetà in Samp e Milan. Allegri dice il quinto trofeo di fila sarebbe storico. Oggi in campo anche Lazio e Novara. Il Chelsea allo scoperto, telefonata invece per Higuain. La Juventus per ora rifiuta il prestito e chiede al club inglese garanzie per il riscatto in estate. Nel centro pagina, altro titolo di apertura, parla il commissario tecnico della nazionale italiana Mancini. Giovane Italia sogna in grande. E qui vediamo le foto di tre giocatori. Barella sembra Tardelli, a tecnica tiro non molla mai, dice può crescere ancora. E Zaniolo oggi è trequartista, ma per potenza atletica lo vedo a tutto campo alla Pogba. Bernardeschi è migliorato, Chiesa deve segnare di più, chieda consigli a suo padre. E inoltre ci sono nel mercato rinnovo per Icardi, l'Inter offre 7 milioni di euro. E Napoli su Lozzano, pronti 30 milioni di euro. La Roma, asta, Kabak. E nel taglio basso, nei box, il tennis perderà il suo baronetto. Morrai in lacrime dice basta, non posso battere il dolore. Inoltre il volley, visti da Veltroni, il guru del volley. Velasco, campione è chi fa squadra. Platini si temeva stretto Bonini. Il Corriere dello Sport, vediamo, si riparla di Coppa Italia. La Coppa Italia ci restituisce il calcio, rieccoli dopo due settimane di sosta, finalmente si torna in campo. La Juve a Bologna fra le prove per la Supercoppa di mercoledì con il Milan, che sfida oggi la Samp. Apre la Lazio contro il Novara. E nella parte centrale vediamo addio al Milan, a non passo, il Pipita vuole il Chelsea. Higuain ha deciso, si intensificano i contatti, l'asse Milano-Londra, la contropartita è Morata. E vogliamo andare con l'ultimo quotidiano sportivo per poi passare a un break pubblicitario. Higuain, si gioca il Milan, oggi la Samp in Coppa Italia, mercoledì la Juve in Supercoppa, Gattuso scommette sul Pipita. Vediamo nel centro pagina, volete Isco, dateci Dybala, la gioia non è soltanto nei piani dell'Inter, il caso di rottura con Icardi, Real ci pensa, dice... Per innovare l'attacco, Bayer, PSG e City sono alla finestra, ma la Juve non cede e rilancia per Isco. Duello con Guardiola, stasera Bologna in Coppa, Mandzukic out due settimane. E vogliamo spostarci nei box in basso,
Il tennis smetterà dopo Wimbledon. Murray, addio fra le lacrime, lascia il primo dei Fab Four. E con questo ultimo articolo di tennis vogliamo fare un break pubblicitario, vogliamo prima vedere le previsioni meteo per quest'oggi e poi passiamo con la seconda parte di Mattino 6 per leggere le pagine interne dei quotidiani regionali. Ben ritrovati alla seconda parte di Mattino 6, vogliamo subito riprendere con la lettura dei quotidiani, questa volta delle pagine interne dei quotidiani regionali. Vogliamo iniziare con il quotidiano regionale, il centro della provincia di Pescara. Vogliamo subito passare un articolo che riguarda tutta la regione. Abruzzo verso il voto, l'indagine, un abruzzese su tre non si fida dei politici. A rilevarlo l'annuario statistico dell'Istat. Dice il 33,6% del campione ignora la politica. Sono pochissime le donne sindaco. Inoltre, nella richiesta degli aspiranti presidenti, gli urbanisti d'Abruzzo, dice, incalzano i candidati alla lista. E c'è una, diciamo, una richiesta da parte del presidente della sezione Abruzzo e Molise dell'Istituto Nazionale, Roberto Mascarucci, dice: gli urbanisti si mettono a disposizione dei candidati alle elezioni per un contributo in termini di idee e progetti utili al territorio. Inoltre, piccoli tribunali, salta l'incontro. Il ministro della giustizia ha annullato il summit per scongiurarne la chiusura. Vediamo qui la sede del tribunale di Sulmona, uno dei tribunali a rischio chiusura. Inoltre, sempre riguardo alle elezioni regionali, Gerosolimo ha deciso, va con il candidato presidente del centrodestra Marsiglio. Dice lui non corre ma piazza i suoi con l'UDC. Con Legnini 8 liste, Di Matteo deve rivedere il simbolo, rischia il ricorso di Masci. E vogliamo adesso spostarci su sempre l'articolo di cronaca, questa volta di Salvini, che era un articolo che abbiamo trovato anche nella prima pagina del quotidiano Il Centro. 10 milioni alle vittime, il leader della Lega annuncia un maxi risarcimento ai parenti dei 29 morti. Il Movimento 5 Stelle ribatte, l'emendamento è nostro, così i senatori pentestellati e il sottosegretario Vacca rivendicano l'iniziativa. E andando avanti, sempre sull'Abruzzo, vediamo più personale nei centri per l'impiego. Sportelli all'estremo, l'allarme della CGIL alla vigilia dell'entrata in vigore del reddito di cittadinanza. Stabilizzare i precari, ora sarà caos. E qui vediamo il segretario regionale della CGIL, dice vuole un tavolo tecnico regionale per gestire la situazione. Lavorano in nero 84.000 abruzzesi, per la CGA di Mestre metà del reddito di cittadinanza anche andrà, dice, anche a chi non ha diritto. E vediamo sempre sulla tragedia di Ricopiano, la tragedia del resort, l'inchiesta bis. Inoltre 7 avvisi per frode processuale, coinvolti l'ex prefetto Provolo e 2 ex vice. Interrogatori fissati il 17 gennaio. E vediamo, andando avanti, ci spostiamo su la provincia di Pescara, caos nelle zone pedonali aperte alle auto elettriche. La legge che consente l'accesso ai mezzi ecologici è già in vigore, stop le multe, ma il governo ci ripensa, correggeremo la norma, sì all'ingresso solo nelle zone a traffico limitato. E il Consiglio Comunale dice il nuovo regolamento dei vigili bloccato è da 60 emendamenti. Vogliamo andare avanti. L'inchiesta sul conservatorio per una multa da 30 euro esposto in procura dopo il rimborso dei soldi di una contravenzione. Nel mirino il direttore Patriarca e la responsabile amministrativa Sirano.
Vogliamo adesso passare a un argomento sempre di cronaca, i funerali nella Basilica dei Colli. Conrad, hai ridato la vita a chi era senza speranza. La lettera toccante del fratello Arek, deposta nella bara del 21enne, morto dopo essere caduto dal balcone a Capodanno. I suoi organi sono stati donati. Sappiamo la tragedia che è avvenuta all'ultimo dell'anno del ragazzo che è caduto dal balcone, era entrato in coma e poi non ce l'ha fatta e è deceduto. Reati in città, consultivo, carabinieri, in un anno arrestate 400 persone. Il comando provinciale dell'arma traccia un bilancio dell'attività svolta nel 2018, in forte calo furti d'auto e le rapine, raccolte 21.600 denunce di smarrimento. Qui vediamo tutto il resoconto del lavoro che ha svolto l'Arma dei Carabinieri insieme ad altre forze dell'ordine nell'anno 2018. Scende dall'auto e gliela rubano. Via Trilussa, l'uomo stava aiutando la madre. Mercedes è recuperata dalla polizia. Il fatto è avvenuto in via Trilussa a Pescara. Passiamo alla cronaca di Montesilvano, tragedia sfiorata, anziana vaga in pigiama sotto la neve salvata. Da Montesilvano Colle è arrivata fino a Santa Filomena, è stato confusionale. L'ha fermata un passante, famiglia rintracciata grazie ai poliziotti dell'ospedale. Inoltre, sempre di cronaca, carabinieri in via Piemonte, spaccio di droga nei guai un 49enne di Montesilvano. Inoltre un altro blitz della squadra mobile della polizia, cocaina sul tavolo della cucina, blitz della mobile in un appartamento del lungomare, arrestato un albanese. Spostiamo adesso al comune di Francavilla, il braccio di ferro, il sindaco punta i piedi, Largo Vergani senza auto. Residenti e negozianti in comuni, affari a picco dopo le 20 non passa, dice più nessuno. Luciani, che è il sindaco di Francavilla, su Facebook vincono i pareri favorevoli, per ora dice resta pedonale. Qui vediamo l'incontro di ieri in comune tra il sindaco nella foto e i commercianti. Stalking e violenza, 75 anni molesta la giovane vicina. A Penne la donna ha dovuto cambiare casa con marito e figlia, ma lui ha continuato a perseguitarla, è stato, dice, condannato, scusate, a 2 anni. Inoltre nel comune di Pianella, operaio denunciato è stato anche dato il divieto di avvicinamento. Pensate, serpente morto a forma di cuore sull'auto della sua ex. E secondo i carabinieri, l'uomo era arrivato a sistemare a forma di cuore un serpente morto sul cofano dell'auto della ex. È stato giustamente condannato. Bus vetusti per la scuola, mamme in rivolta, Torre dei Passeri, mezzi piccoli e pericolosi. Petizione dei genitori al prefetto, tua subito le verifiche. Ci spostiamo nella provincia di Chieti. Sindaco denuncia insulti falsi a nome mio. Su Facebook spuntano offese del primo cittadino agli studenti in risposta al maltempo e alla nevicata, ma non sono vere queste offese. Vediamo strade percorribili, riaprono le scuole, riprende regolarmente le elezioni. Di primo dice c'è troppo allarmismo per le previsioni meteo. E inoltre nel taglio basso, anche nell'articolo che c'era di apertura, operata al femore a 103 anni, già cammina a Lanciano, nonna Orlella scende dal letto e viene accolta dall'applauso dell'equipe del reparto di ortopedia dell'ospedale di Lanciano. Vediamo qui la signora, 103 anni, assistita da tutta l'equipe dell'ospedale. E inoltre a San Vito, purtroppo una triste tragedia sulla strada statale Adriatica. Pescarese muore nello schianto con un bus e pensionato sbanda con l'auto e finisce contro un mezzo della TUA. Tornava in città, la moglie ha assistito al suo incidente.
e a riguardo vogliamo vedere un servizio svolto dalla nostra redazione del TG6. Prego. Perde il controllo dell'utilitaria e sbanda. Nel frattempo sopraggiunge un pullman della TUA che lo investe in pieno. Non ha avuto scampo l'uomo di 73 anni, Paolo Proscia, nato a Bologna, che era alla guida della sua Fiat 500L d'epoca nell'incidente stradale avvenuto sulla Statale 16 a San Vito Chietino. Il tragico impatto è intorno alle 13.30 sul ponte Valle Grotte, al confine con località Vallevò di Rocca San Giovanni. L'autobus TUA trasportava i pendolari della Sevel per il turno delle 14. Dopo la curva, l'autista si è trovato sulla propria corsia sud, l'auto condotta da Proscia, che procedeva in direzione nord. Inevitabile la collisione, l'autobus ha travolto la piccola utilitaria. Un tratto maledetto, l'agente del posto lamenta incidenti continui. Solo 24 ore prima, racconta un residente, un'altra auto aveva sbandato con a bordo mamma e figlia, salve per miracolo, perché non sopraggiungeva nessun veicolo in senso opposto al momento dell'impatto col guardrail. Ma loco, ma come ci sta a tremare, che la macchina, perché te che paura che devi rendere là, ammazza, quello che vada che la vita, ammazza. Forse l'asfalto reso viscido da neve e pioggia, forse il manto stradale imperfetto. Alla ricostruzione della dinamica lavorano i carabinieri della compagnia di Ortona e della stazione di San Vito, sul posto per i rilievi insieme alla polizia municipale. L'uomo è morto sul colpo, la salma è stata restituita ai familiari. Con la moglie, originaria di Pollutri, vivevano tra il piccolo centro Vastese e Pescara. Vogliamo continuare cambiando argomento, riparlando di sicurezza. Il summit del comitato, reati in calo ma la gente è preoccupata. Basso e San Salvo, diminuiti furti e rapine, resta il problema delle auto bruciate, umori contrastanti dopo il vertice che è avvenuto con il prefetto. Qui vediamo nella foto il prefetto di Chieti, Barbato, con a destra i sindaci Menna e Magnacca. E inoltre ci spostiamo nella provincia di Teramo, gestione dei rifiuti, nuova inchiesta ad Atri, discarica sequestrata e 10 indagati, sigilli al sito di Santa Lucia, il pubblico ministero ampliamento difforme dal progetto per scaricare più tonnellate del consentito. Qui vediamo la foto aerea della discarica di Atri e qui anche il pubblico ministero Rosati e i carabinieri che hanno effettuato l'intervento ieri. Lotta alle dipendenze, nasce un centro, associazione aiuterà le vittime del gioco, Resalio darà sostegno ai giocatori patologici e alle loro famiglie in collaborazione con Uniti contro la droga. Inoltre spiagge e nidi di Fradino in netta diminuzione, presentato il report 2018 sull'uccello protetto, previsti più controlli da parte della Guardia Costiera. Anziana truffata da falso Corriere Espresso, paga 1.400 euro per la consegna di un pacco vuoto, a Napoli arrestato il finto maresciallo di 24 colpi effettuati. Comune di Silvi, si farà nell'area di Pianacci il nuovo ecocentro del comune. La zona è quella dove attualmente vengono parcheggiati i mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti. L'assessore Valeriani, che lo vediamo qui nella foto, Alessandro Valeriani, per realizzare la struttura è disponibile un finanziamento di 450.000 euro. Inoltre altre notizie, a Roseto il ponte vicino all'autostrada A14 sarà allargato a cura e spese della provincia di Teramo. Ad Atri, centro per le emergenze al posto del Palasport. Infatti qui c'è un articolo, un risultato importante raggiunto grazie all'impegno dell'attuale assessore ai lavori pubblici all'edilizia Gabriele Astolfi. Provincia dell'Aquila, settore in crisi, nessun investimento, turismo per l'Aquila, zero promozione, Quaglianni, Federalberghi e l'AIA dicono non c'è un piano per rilanciare il territorio, occorre almeno un evento nazionale al mese, dicono i rappresentanti.
Lotta ai tumori, nuova scoperta abruzzese. Nasce un farmaco sperimentale frutto della ricerca congiunta delle università dell'Aquila e di Chieti. Vogliamo spostarci sempre alla provincia dell'Aquila. Il processo, si quantificano i danni. Bambina azzannata, chiesti 150.000 euro. All'Aquila, racconto della madre. Dopo 3 anni ha ancora paura dei cani, le cicatrici dei morsi del Rottweiler sono visibili. I vicini di casa hanno ribadito che l'animale è sempre sembrato particolarmente aggressivo. La sua uccisione salvò la vita alla piccola. Altra piccola triste notizia, bimbo di 8 anni ferito sulle piste da sci a Ovindoli. Il piccolo trasportato in ospedale all'Aquila, i genitori ringraziano la Montemagnola Impianti. Inoltre vogliamo adesso spostarci al quotidiano Il Messaggero. Partiamo subito con le notizie interne del patto in extremis, sempre riguardo alle elezioni regionali. Gero Solimon va con Marsilio e i 5 Stelle, la Marcozzi noleggia 28 macchine, dicono, per girare sulla regione. Inoltre, sempre qui, gli amministratori al PD, pronta la falange di Legnini. Il complesso cartello dell'ex numero 2 del CSM verrà perfezionato, dicono, questa mattina. Pescara, depistaggio su Ricopiano, consegnati i 7 avvisi di garanzia. L'ex prefetto Provolo, 2 viceprefetti e altri dirigenti indagati saranno sentiti giovedì prossimo in procura. E inoltre Salvini dice, ha promesso 10 milioni per i parenti delle vittime della strage del resort. Inoltre, sempre... di cronaca, Pianella, il cuore sull'auto era un serpente morto, gesto folle e disperato di uno stalker lasciato da una donna, denunciato ai carabinieri, scatta il divieto di avvicinamento. Per la vittima è la fine di un incubo, da tempo sopportava sms molesti, minacce e pedinamenti dell'operaio 59enne. Altro articolo di cronaca, gli anziani nel mirino dei truffatori, lotta alla droga, furti e rapine in calo. Vogliamo adesso spostarci su un articolo molto interessante a tutela della costa della Torre Cerrano, Tax Force per la tutela del Fratino, la Guardia Costiera, WWF e Torre del Cerrano uniti a difesa della nidificazione dell'uccello migratore sul nostro litorale. Allarme dei volontari, eventi riproduttivi in calo nel 2018, la difficile convivenza con l'uomo e l'impegno dei balneari. E a riguardo vogliamo vedere un servizio. Prego. Dal rapporto Salva Fratino 2018 elaborato da AMP del Cerrano e WWF emerge che nel 2018 sui 110 km di costa abruzzese sono stati censiti 29 nidi, molti dei quali in aree esterne a quelle protette Cerrano e Borsacchio. Il 2018 da questo punto di vista infatti è stato un anno anomalo per il Fratino. Sui 29 nidi censiti con un totale di 88 uova deposte sono stati 38 i nuovi nati, con un crollo verticale soprattutto nella costa meridionale abruzzese dal fiume Ariely in giù. Per la prima volta quest'anno siamo riusciti a coordinare un progetto a livello regionale per avere più dati possibili circa la nidificazione e cercare di tutelare e sorvegliare i nidi. Purtroppo i risultati non sono stati entusiasmanti, in quanto abbiamo avuto un calo di nidificazioni rispetto agli altri anni. Questo per cause naturali come il clima o la predazione, ma anche per cause umane. Nel corso della conferenza stampa presso la Direzione Marittima di Pescara sono state esposte anche le attività di tutela che saranno messe in campo nel breve periodo.
Io ritengo che sia un risultato dovuto alla congiuntura di quest'anno, ecco. Però siccome sta crescendo molto l'attenzione, la sensibilità dell'opinione pubblica, io penso che andremo sempre di più a migliorare e a raccogliere i frutti di un'attività di sensibilizzazione che viene fatta a partire dai ragazzi delle scuole con l'attività di educazione ambientale che facciamo presso Torre Cerrano. Da tener conto che stiamo lavorando appunto con l'area marina protetta per fornire la massima tutela. Quello che preoccupa, è stato detto, sono gli atti vandalici. Questi sì, diciamo alcuni atti vandalici, alcuni anche magari portati in maniera anche inconsapevolmente, e per questo dobbiamo tenere alta un attimo l'attenzione. Vogliamo adesso spostarci su un altro argomento, sempre all'Aquila. 5G, la ASL nega l'autorizzazione, ora la sperimentazione rischia. Tra le antenne di Pagliare, negato il via libera a quella per la tecnologia di ultima generazione. Se il caso dovesse estendersi anche ad altri siti, l'intero piano potrebbe essere messo in forze, dice qui l'articolo. Vogliamo cambiare argomento. Palazzo del Benzinaio, partiti i lavori. Nei prossimi giorni sarà necessario chiudere la strada per la rimozione dei serbatoi di carburanti interrati. L'edificio sarà ricostruito più basso e con una forma diversa. Al piano terra ci sarà un ampio porticato congiunto al massimo. E vogliamo spostarci sulla zona di Avezzano e Sulmona. Ad Avezzano in particolare, sisma, una domenica di prevenzione. Domani mattina la sirena e le campane annunceranno la grande prova. Si dovranno raggiungere i punti di raccolta. Sono 30, dice, i luoghi nei quali occorrerà concentrarsi con l'aiuto di 200 volontari, una macchina mai vista. Questo serve proprio per prevenire e aiutare in caso di emergenza tutti gli abitanti della zona della provincia di Avezzano. Vogliamo spostarci a Chieti. Il caso degli insulti del finto sindaco su Facebook. Poca neve e oggi le scuole sono aperte. Una post-fac scatena l'ira degli studenti. C'è un clima di attenzione spasmodica al meteo, non lo possiamo più accettare. E qui vediamo che era praticamente un finto sindaco che si era smascherato con un falso nome su Facebook. Inoltre Feb e Marsilio nella loro campagna elettorale dicono priorità a sanità e alle infrastrutture. Con la sua 500 contro il bus, muore a 74 anni, l'incidente fatale per Paolo Proscia a San Vito Chietino. L'uomo era originario di Bologna e gestiva un B&B a Pescara. La vecchia utilitaria, sbandando, ha invaso la corsia opposta allo schianto sotto gli occhi della moglie che lo stava seguendo con un'altra sua macchina. Brutto argomento. Fa dormire la moglie per terra, condannato a 2 anni. Il 63enne ghanese è stato assolto dalla presunta violenza sessuale sulla figlia minorenne. Vediamo inoltre, provincia di Teramo, Prati di Tivo, di Bonaventura qualcuno ora gioca sporco. Il sospetto si vuol far perdere valore agli impianti per rilevarli, dicono, a poco prezzo. Inoltre noi dal lungomare non ci muoviamo. Giulianova parla uno dei più noti rappresentanti degli ambulanti del mercato del giovedì, sostenendo che è assurdo il trasferimento, dice, su via Orsini. Spostiamo adesso al quotidiano La Città. Rigopiano, 10 milioni per i parenti delle vittime, l'annuncio del ministro Salvini dopo l'incontro dei giorni scorsi durante il tour in Abruzzo. Allerta rientrata, giusto tenere le scuole chiuse per la neve, finita l'emergenza maltempo, dopo le precipitazioni il lavoro è più per gli spargi sale, oggi scuole aperte. E inoltre
spunta sempre a Teramo una rotatella alla rotatoria Ipogea. Villa Pavone ha approvato una variante richiesta da RFI per collegare anche il viale del cimitero di Cartecchio. Crediti si tratta ad oltranza tra il Team e Comune. Congelata la richiesta d'arbitrato, si è insediato il tavolo tecnico per affrontare i conti in sospeso. Vogliamo ricordare il tema Team che ormai va avanti da diverse settimane. Ruderi, la proprietà mette in guardia il Comune. La società La Bufera chiede una rettifica smentita alla città, intanto manda un messaggio all'amministrazione. In merito alla provincia di Teramo, la salvezza dei prati potrebbe arrivare da Ascoli. Interessamento per la gestione degli impianti di risalita da parte di un importante imprenditore turistico. Inoltre ad Isola del Gran Sasso con Manuel Di Stefano vince tutto il territorio, sconfitta ai punti nella trasmissione di Borghese, ma ottima promozione per dell'Abruzzo e dei suoi prodotti. Qui vediamo Manuel Di Stefano durante l'incontro con i cittadini di Isola e durante lo show di Borghese. Alessandro Borghese con la sua trasmissione. Nuove regole per le sagre tortoretane, più spazi a disposizione degli organizzatori e numero massimo per gli eventi. Atto vandalico a Giulianova contro la Micacci, danneggiato il pulmino usato per le trasferte della squadra Micuccioli. L'appello nei giorni scorsi è stato diffuso un appello per reperire fondi per partecipare alla Coppa Campioni. Ci spostiamo al comune di Roseto. Il centrodestra rosetano è da rifondare. Lo sfogo di Alessandro Recchiudi durante l'ultimo consiglio comunale. La lettura di Recchiudi sulla spaccatura provocata dalle elezioni regionali. E rammarico, dice, se ci fosse stata la volontà, il centrodestra rosetano avrebbe espresso un candidato eletto. E in merito alla nuova variante del piano regolatore, al comune di Silvi, l'assessore Valeriani dice la localizzazione dell'ecocentro scelta nel PRG vigente. Ambiente ad Atri, sequestrata la discarica di Santa Lucia, 10 indagati nel fascicolo della procura di Teramo sul trasferimento rifiuti nell'invaso di Atri. Dice, secondo gli inquirenti, lo stoccaggio reale sarebbe di gran lunga superiore a quello dichiarato. Nuovo edificio per gestire le emergenze. Vediamo qui nella foto l'ex sindaco di Atri Astolfi. Il comune ottiene un finanziamento di 2,5 milioni e sarà realizzato nei pressi dello stadio di Atri. Vogliamo adesso passare allo sport. Allegri, ottavi di Coppa Italia, lancia Kean ma non rinuncia a Cristiano Ronaldo. Stasera il Bologna con i nuovi e la Juventus con diversi dubbi. Il Milan alle 18 al Ferraris contro la Sampdoria si affida ad Higuain. Gattuso dice spero resti per me, non sarà un problema. E il Pescara, Serie B. Pescara batte il primo colpo, dall'Atalanta arriva Bettella, il 18enne difensore, capitano dell'Italia Under 19, prelevato in prestito secco. Sebastiani eletto all'unanimità membro del consiglio direttivo della Lega della Serie B. Qui vediamo nella foto Bettella con la maglia dell'Italia Under 19 e inoltre il capitano del Pescara, Brugman. Vogliamo spostarci alla Serie C, al Teramo. Casting per l'attacco, il Teramo punta Guidone Chinellato. Dopo il rifiuto di Costantino, il direttore sportivo Federico sonda gli attaccanti del Padova per accontentare Maurizi. Vogliamo passare al quotidiano Il Messaggero, le pagine sportive. Gravillon
È Inter preso Bettella, il centrale ceduto per 7 milioni e 500 mila euro, resterà però in prestito fino a giugno. Il Pescara a Milano comincia a muoversi dall'Atalanta, il giovane talento per la difesa. Vogliamo invece la Serie C, Teramo, Montalto o J.O. per l'attacco. Dopo il rifiuto di Costantino e la partenza di Bacio, Terracino e Piccioni, reparto in sofferenza. Il primo viene dalla Cremonese, l'altro dal Venezia. Come terza soluzione l'ex Pescara Cappelluzzo. E vogliamo passare alle ultime pagine sportive prima di concludere la nostra rassegna stampa sul quotidiano La Città della provincia di Teramo. Sempre in merito al Teramo Calcio, 4 stelle e un grande sogno, J.O. Sul taccuino della dirigenza i nomi per il colpo davanti, anche Sani, Guidone e Cappelluzzo. Vogliamo vedere il Teramo che sta effettuando dei rinforzi anche con l'entrata del nuovo socio. Vogliamo adesso spostarci sempre al calcio. Il Notaresco sfida tra bomber, il Notaresco a Recanati. I rosso-blu anticipano l'impegno di campionato prima dell'infrasettimanale di mercoledì. Minella sfida Pera e Siviglia. Ciò. E vogliamo concludere con quest'ultima notizia. Praticamente la Lisciani Teramo attende le S Chieti al Pala Acquaviva e nella seconda giornata del girone di ritorno i biancorossi cercano il riscatto dopo la Coppa. E con questa ultima notizia sportiva vogliamo concludere la nostra rassegna stampa di Mattino 6 che riprenderà, ci ritroverete sempre la mattina alle ore 8 e ci rivediamo lunedì mattina, lunedì 14 gennaio. Vi lascio con la programmazione dei nostri programmi televisivi. Vi volevo ricordare che i nostri telegiornali ci saranno sempre alle ore 14, alle ore 19 e alle ore 23. Buona giornata.